Allora, mi sembra doveroso fare un'addenda al mio video precedente, dato che è scatenato un putiferio allucinante che non mi sarei mai aspettato. Ho appena visto il video di Giulio, Giulio 32 da Nuova Svizzera, sì. E quello che volevo far capire meglio alle persone, non solo a Two Horizon, ma anche agli altri, è che quello che ho fatto io non era un video di critica, ma anzi un video di elogio. Cioè, allora mi spiegate una persona come fa a interpretare un video di elogio come un video di critica? Allora, in qualsiasi cosa, cioè io posso fare posso stilare la recensione di un film bellissimo, di un bellissimo film, però magari ci sarebbe da migliorare che ne so, quel particolare aspetto. E questo è quello che ho fatto con iGiulio. iGiulio fa dei bellissimi video. Adesso non mi ricordo da quanto tempo sono iscritto, ma ormai diversi mesi che sono iscritto. E, come ho già detto, l'unica cosa che poteva essere migliorata era il fatto dei video spezzettati, ma quello è un problema che mi disse Giulio stesso, che ha della connessione che disse in due video. Perfetto, quella è forse l'unica cosa. E poi quello che mio gusto personale era il fatto che forse alcuni video erano troppo tecnici, nel senso delle beta, delle cose, ma per tutto il resto fa degli ottimi video. E quindi sinceramente non capisco una persona come possa mettersi a fare un flame su questo. Two Horizon dice, con uno non ha niente da dire, inizia a parlare degli altri. Ma allora, prima di tutto, se andate a vedere nel mio canale, tempo fa, anzi neanche tempo fa, 17 giorni fa, 18 giorni fa, feci un video in cui chiedevo alle persone se avessi dovuto creare un secondo canale per argomenti che non erano strettamente di informatica. Se andate a leggere i commenti, vi accorgerete che la maggioranza, ma la stragrande maggioranza, mi disse: no, non fare un altro canale, concentra tutto su questo. Basta che crei una playlist. E questo è quello che ho fatto. Se andate a vedere la lista delle playlist, c'è, vabbè, il canale del giovedì, e poi c'è questa playlist della gente di YouTube che ho aperto, in cui sto mettendo questi video che faccio. Voi direte: perché fai questi video? Allora, faccio questi video prima di tutto per... Voi direte, cioè, le persone mi dicono: metti i tag delle persone, tra virgolette, famose sui tuoi video per fare visualizzazioni. Può anche essere, ma vuoi dire, ma tutti mettono le tag sui video per fare visualizzazioni? Io però no, lo scopo di questi video non è quello di fare lo specchietto per l'allodole, per richiamare gli iscritti, ma semplicemente per parlare di qualcosa che potrebbe interessare anche una persona esterna. Perché diciamocelo, in Italia quanta gente è interessata al mondo Apple? 10.000? 20.000 utenti YouTube, a dire tanto? Di più no, mentre magari se faccio video in cui parlo di qualcun altro, posso comunque intrattenere altre persone. Questo è lo scopo. E poi uno scopo anche mio, perché mi piace e mi interessa parlare anche di altro. Cioè, nella mia vita l'informatica è una parte, non è tutto. Io non sono un Borg, cioè, capitemi questo, capite? Quindi non l'ho capito. Forse lei in buona fede ha interpretato il mio video come una critica feroce verso Giulio e tutta invidia mia. Cioè, lui sta facendo tanti iscritti, per carità, li merita perché è bravo, perché ha un suo stile, non è ricaduto in quello in cui hanno sbagliato, secondo me, diversi altri YouTuber, cioè copiare troppo Giacomo. E quindi tanto di cappello. Tanto di cappello. Il mio video era semplicemente dire che, come ho già detto nel video precedente, la sua ascesa e i suoi iscritti e le sue visualizzazioni mi ricordano il Giacomo dei primi tempi, dato che sono iscritto a Giacomo prima che facesse 1.000 iscritti. Adesso non ricordo quanto, ma cioè io ho iniziato a fare video nel canale nel 2008, esattamente maggio giugno 2008, mi sembra, quando ho preso il Mac Mini.
Poi feci qualche altro video un po' di rado, un po' così, poi iniziai dopo circa 6-7 mesi quando comprai la webcam. Perché all'inizio usavo una telecamera, la telecamera Firebird, dato che il Mac Mini non ha la webcam. Quindi stop, basta, non c'è altro da dire. Voglio dire, voi dite non devi fare video in cui parli di altri YouTubers, ma perché? Voglio dire, non sto spalando merda gratuitamente, no? Non mi sembra. Quindi, boh. Spero di essere riuscito a chiarire tutto quello che c'era da chiarire e direi di smetterla di. Anche, vabbè, a me fate piacere perché il video è entrato in classifica nel 29esimo tra più commentati, quindi se più scrivete commenti nel video io più sono felice. Cioè, se una persona inizia un flame è per fare iscritti e per fare visualizzazioni, e il flame non l'ho fatto partire io. Quindi, saluti a tutti.